Cataweb da il bentornato ai Nomadi, ci rivediamo dopo 2 anni. Sì. Ci eravamo visti a Sistina per Libri di Volare e ci ritroviamo oggi, 2002, per Amore che prendi e Amore che dai. Il nuovo capitolo della vostra storia, volete introdurlo? Eh sì, un nuovo capitolo, in effetti un disco è l'inizio di una nuova storia. Mi piace anche dire che è un punto d'arrivo, un punto di partenza questo disco, per come è stato realizzato e per come è stato pensato, anche perché siamo sempre noi, però musicalmente sicuramente ci sono delle cose, ci sono delle novità, insomma, che i primi Nomadi non avevano mai dato. Ed è dato tutto questo dall'affiatamento che abbiamo avuto in questi anni qua. Tu sai benissimo che la formazione dei Nomadi si è sempre stravolta, quindi finalmente siamo riusciti a trovare un po' di stabilità e penso che su questo disco si sente, insomma, ci sono tante anime dei Nomadi, comunque mi sembrano tutte positive. Le novità musicali principali come possono essere individuate? Unità principali musicali, si sente molta molta chitarra, questo è già, fa parte del trittico, già da una storia da raccontare, arrivando per la libertà di volare, così, ci sono le chitarre, Cicico che si stabilizzerà sempre di più con le chitarre, e un'altra novità è il fatto di Griminelli, grande flautista classico che si è prestato da buon emiliano e vicino di casa, all'angolo caduto, una ragazza thailandese che fa parte dell'amicizia dei nostri viaggi per il mondo, è un'amicizia di Beppe, che Beppe ha voluto fissare anche su CD, perché c'è questa ragazza thailandese che canta benissimo e canta insieme a Danilo una canzone, anche questa è una novità per noi, a livello di collaborazioni, così non siamo andati a cercare l'artista famoso, abbiamo cercato una persona anche che forse non sarebbe venuto. Ma insomma è nel nostro modo di portare avanti le cose, sono prima un rapporto d'amicizia e poi eventualmente vedere se fare qualcosa anche dal punto di vista musicale. L'angelo caduto, dove appunto c'è questo contributo di Griminelli, è secondo me una delle canzoni più interessanti dell'intera raccolta e tra l'altro mi sembra che si possa ricollegare al vostro più attuale progetto umanitario, che è questa battaglia per sconfiggere la prostituzione infantile in Vietnam, esatto. Perché è una canzone che mi sembra racconti una storia di questo tipo. E in effetti, ma guarda che senza volere comunque, era già da un po' di tempo che pensavamo ad una canzone del tipo, anche perché non avevamo mai trattato questo argomento, perché si rischia delle volte anche di essere un po' banali. E invece si sposa benissimo con questa iniziativa che abbiamo in Vietnam, ed è bella, se volete, mi sembra una bella cosa, anche perché parla comunque della sofferenza di queste donne, potrebbero essere anche degli uomini, perché mica ci sono solo le donne, certo, i bambini, quindi è una sofferenza, e noi ne abbiamo voluto parlare in un modo abbastanza diretto, comunque, che lo si capisse subito, non ci sono sottintesi, e il tutto, penso, condito dalla musica nel modo giusto, lasciando, sottolineandola però con molta dolcezza questa musica qua, perché infatti i Nomadi che usano le spalle, Daniele che sono le spalle, è una cosa casuale, cioè, però è bello, voglio dire, il flauto, la dolcezza del flauto, subito pensando a questa canzone, pensando a come è fatta, come è strutturata il testo e tutto, mi è venuto da immaginarla come quando penso, per dire, a quello che sta facendo Don Benzi, che si sta impegnando tantissimo, uno può essere più o meno d'accordo sul come lui si affronta questo argomento, sì, e imposta il tutto anche rispetto al discorso delle case chiuse, conduce delle battaglie molto, che uno può condividere o meno, però ecco, questa canzone io la vedo molto come ecco, come se dovesse essere la colonna sonora della passione che mette Don Benzi nel portare avanti la sua cosa, capito? Cioè, è molto dolce anche lui, a volte è perfino ingenuo. Io ho subito pensato a lui, quando sentirà questa canzone, secondo me. Domani sera siamo a Cesena e c'è un concerto in suo onore e lui sarà sul palco e noi gli regaleremo questa canzone qua, lui non lo conosce di certo, non sa niente domani, quindi glielo regaleremo, ma così anche questa è una cosa casuale, quindi l'angelo caduto, che come hai detto giustamente, secondo me è una delle più sicuramente uno dei più di quelli che ti prende sicuramente, sì. E non ne abbiamo fatto un singolo proprio perché è una canzone molto delicata e molto particolare, sicuramente non diventerà mai un singolo. Siete molto diretti anche il re è nudo. Senza fare nomi.
E invece mi sembra che non li fanno, perché ci sono dei versi, cito ad esempio, con questo riso da campagna elettorale, oppure il mondo gioca con lo scudo spaziale. Sì, sì. Allora, il senso della canzone, se il riferimento vuole essere molto diretto a, sì, alcuni personaggi. Penso sì, però non gli stiamo neanche a dire, nel senso che diventa simbanale, poi anche perché ci andiamo a fossilizzare su una cosa quando invece ci sono tanti renudi in giro per il mondo che vale la pena di essere scoperti. Noi vorremmo appunto metterci nell'atteggiamento di essere quel bambino che ha stravolto, il bambino che giustamente con la sua mentalità razionale e ingenua dice che alla fine quel vestito bellissimo che tutti dicono che è bellissimo nella favola, nella favola non è niente, non esiste, è re nudo. Ecco, noi vorremmo avere la presunzione di dire questa cosa senza che per forza diventi un messaggio, però se diciamo i nomi di uno della campagna elettorale o quello dello scudo spaziale, bisogna che invece ne parliamo di tanti altri che magari stanno facendo dei danni maggiori, però fanno dei danni grossi in qualsiasi parte della terra e sarebbe il caso di andare. È un invito soprattutto questa sì, canzone. È un invito a non accodarsi, ecco, a essere sempre che è bello che dire, no, perché che ognuno ragioni con la sua testa, il Cicco direbbe, non è detto che uno ragionando con la sua testa dica le gambe e le cose. Quante altri che meglio che ragioni con la testa di un'altra volta, però. Invece l'iniziale sangue al cuore mi sembra che voglia dipingere un rapporto un po', almeno attualmente, conflittuale fra umanità e tecnologia. E raccontatemi un po' del... Ma diciamo che la cosa attuale di adesso, la globalizzazione, la non globalizzazione, insomma tutto un insieme di queste cose qua, è strano ma vero, ma è una canzone attuale. Noi di solito non tendiamo quasi mai a fare cantare il momento in cui viviamo, sì, però questo è venuto fuori e ben venga, voglio dire. Vorremmo essere una globa senza classificarci, che non ci piacciono le classificazioni, vorremmo essere una globa alla nostra maniera, un po' all'emiliana, poi dopo nel testo appunto uno tiriamo fuori anche delle cose, le banalità che si dicono tutti i giorni, che può essere il discorso del petrolio che noi chiamiamo ora nero, la preghierina, queste cose, però alla fine la sostanza di quello che vogliamo arrivare è appassionarci alle cose, quindi voglio solo potermi innamorare, voglio solo sangue al cuore che mi dia vitalità e mi dia la forza di apprezzare le cose genuine della vita. Insomma. Molti si sarebbero aspettati da voi forse una canzone sull'11 settembre. Difficile credere che non ci abbiate pensato. Ma io penso, non solo noi, secondo me ci hanno pensato in tanti. Esatto. Casomai sull'11 settembre la si potrà fare fra un po' di anni. Mm. Penso che farlo adesso sarebbe veramente di uno squallido. Diciamo, noi abbiamo cantato per ricordare Salvador Allende 17 anni dopo, e l'abbiamo scritto anche praticamente 17 anni dopo. Abbiamo ricordato Chico Mendes a distanza di 10 anni dopo. Sì, non erano. Sì, quindi, a parte Auschwitz che ha scritto Guccini, che chiaramente è nato dopo, ha cominciato a scrivere dopo, ma però mi sembra giusto così. Cioè, anche chi ha fatto canzoni sulla ex Jugoslavia al momento. Io non le trovo per niente che non mi piace, perché penso di sfruttare quello che è successo per fare una canzone per poi vendere dei dischi, secondo me non ha mica senso. Non fa parte del nostro modo di concepire. C'è anche secondo me la sensazione a caldo, a volte può essere positiva, ma a volte può anche essere deleteria, forse a distanza di anni si è più razionali, forse si ragiona meglio sugli avvenimenti, no? Si ha una visione più completa anche per via delle conseguenze che poi abbiamo visto. Se noi dopo l'11 settembre avessimo fatto magari una canzone, come si chiamano quelle cose che fanno in due giorni, anche nei libri, no? Fanno l'editoria in due giorni, se avessimo fatto una canzone istantanea, per così dire, ci saremmo persi le conseguenze che si sono tratte poi da questa cosa, che sia poi i bombardamenti americani in Afghanistan, ma anche le conseguenze del conflitto palestinese, israeliano e così, sono tutte cose che come fai dopo? Cioè, bisogna focalizzarle bene, bisogna essere molto attenti. E in ogni caso di queste cose se ne può parlare. Parlando dell'11 settembre potremmo benissimo fare il pilota di Hiroshima, che parla appunto dell'esplosione della bomba atomica, e alla fine dice le stesse cose. Cioè, quando
fai un atto di quel tipo con una portata di tale entità, alla fine sono cose grosse, insomma, già raccontarle bene. Una delle aree calde che voi avete visitato in passato è sicuramente la Palestina. Certo. E immagino che siate molto attenti a quello che sta succedendo. Certo. Qual è la vostra idea? Voi siete stati lì nel 95, credo, avete incontrato anche Arafat. Certo. Beh, guarda, l'idea, se mi ricordo benissimo l'incontro con Arafat, che lui disse, a parte che doveva essere di 5 minuti, poi si è protratto oltre 40 minuti, ci disse che sarebbe andato a messa a Natale a Gerusalemme, infatti ci andò. Cioè che c'era questo voglio comunque della ricerca della pace e dello stare insieme, insomma del buon vivere, ecco. E poi dopo è chiaro che adesso poi le cose sono precipitate Che c'è una grande voglia, non voglio entrare è brutto dire ha ragione l'uno, ha ragione l'altro, perché quando c'è una guerra non ha ragione nessuno, comunque, penso. La ragione ce l'ha chi riesce a farla smettere la guerra, penso io. Ho visto delle cose che non che siano, però anche infatti tu cioè, vedi da una parte gli studenti israeliani che vanno a scuola con la mitragliatrice, quindi l'abbiamo visto nel 95, era 15 giorni che era morto Rabin, cioè la situazione era pesante, mai come adesso, immagino, ultimamente non ci siamo andati. Ma vedere ecco ragazzi che da una parte hanno un libro e dall'altra la mitraglietta fa una certa impressione, nel senso che non possono vivere nella sicurezza. Abbiamo visto dall'altra parte i bambini palestinesi che hanno fatto una danza in nostro onore e tirano fuori le loro mitragliette giocattolo che è fatto di legno, proprio così hanno fatto questo ballo popolare che noi non abbiamo capito cos'è, però ci siamo fatti spiegare ed era una canzone patriottica dei palestinesi, per dirti questi due mondi che fai fatica poi a mettere. Però una cosa che noi diciamo anche sempre adesso in concerto è che noi non dividiamo tra israeliani e palestinesi, dividiamo tra chi vuole la guerra e chi vuole la pace, sono sia da una parte che dall'altra. Quindi per noi chiaramente i portatori di messaggi di pace sono quelli che privilegiamo e che vogliamo, perché io penso che le ragioni magari non stanno in mezzo, staranno più, un po' più a tre quarti, però ecco, la ragione ce ne hanno. Entrambi. Ma voi avete ancora un rapporto con l'organizzazione in quell'area? Beh, noi abbiamo un rapporto anche nel senso perché stiamo ancora facendo delle cose, materiale umanitario. Adozione a distanza, infatti con la moda le stiamo facendo ancora, le stiamo portando avanti, anche perché tutte le campagne che noi abbiamo fatto dal 94 da Cuba al Tibet, insomma un po' tutto, non le abbiamo mai smesse, anche perché la gente non si dimentica, no? Quindi giustamente quella è una bella cosa. Abbiamo dei fans club che lavorano. Lavorano, hai capito? Chi sulla Palestina, chi sul Cipro, ognuno sceglie giustamente quello che ama di più. Torniamo al disco. C'è una canzone, Trovare Dio, che farà parte della colonna sonora di un film, sì, L'Alba di Luca. L'Alba di Luca, sì. E si sente che è una canzone un po' diversa dalle altre, è ricchissima di atmosfera, dipinge questo volo di un biplano verso il sole. Ricca di sentimento. Come è stata fatta pensando al film? No, pensa cosa è stata fatta. Non è stata fatta apposta. Questa era stata presentata per Sanremo nel 2001 ed è stata scartata. Quindi non era proprio pensata per il film. L'intensità sicuramente di questa canzone ha fatto sì che i creatori di questo film, L'Alba di Luca, La Casa dei Disegni, fossero, cioè, si siano interessati a questa canzone. Ecco, quindi sembra fatta apposta, comunque. Però no, te l'ho detto chiaro, non è neanche stata fatta apposta per Sanremo, però è stata presentata a Sanremo. E tutti quelli che ci chiedono di trovare Dio, che la reputano una canzone comunque importante, comunque una bella, cioè, con dello spessore, insomma, proprio una ricerca di se stessi, una ricerca di Dio, ci venga lì quando dobbiamo dire, guarda che è stata presentata a Sanremo, poi l'hanno scartata, insomma. Sì, no, sai che noi eravamo anche un po', avevamo un po' un rapporto conflittuale col fatto che magari andando a Sanremo con una canzone che si chiama Trovare Dio avremmo subito anche le cose di guerra, fatto Dio morto, 30 anni fa sono ancora lì che ci parlano di Dio, non so mica cos'è, e invece è che la canzone meritava tantissimo, non siamo stati capiti, ma alla fine noi Sanremo non sapevamo neanche se era giusto o non giusto andarci, alla fine non ci siamo andati, eravamo contenti tutti lo stesso, però la canzone meritava tanto ed è una canzone che un po' come ti dicevo per Don Benzi prima, noi adesso siamo in contatto con tanti di quelle realtà a livello parrocchiale, con dei preti che sono dei guerriglieri
sono dei guerrieri della fede che non hai impressione, cioè ci insegnano tantissimo, ma anche i missionari che ha incontrato Beppe, che abbiamo incontrato in giro per il mondo, questi qua hanno una vitalità e noi questa canzone, Trovare Dio, che alla fine la reputo molto poetica, molto non ha le banalità che magari si possono trovare in altre nostre canzoni volutamente, non ci vuole, no, perché a volte abbiamo cantato anche cose sul banale ma nel senso del semplice, qua c'è proprio dall'inizio alla fine, proprio tu questo viaggio te lo senti addosso, sì, perché dell'aereo che vira, allora il sole ci prende contro, l'alba diventa tutta d'oro, cioè queste sensazioni qua sono un po' cioè a me è appena chiaro. Ha detto che mai altre canzoni, non l'hai mai capito, no? No, è una cosa veramente delicatissima. Il brano invece che trovo un po' controverso è dunque L'arte degli amanti, questo con un arrangiamento molto fine, quasi da camera, con viola e violoncello, però non si capisce bene di che tipo amore si stia parlando. Guarda, non si capisce bene. Uno a primo ascolto potrebbe pensare, perché c'è un punto del testo che dice amami, cioè dammi amore, ma dammi un amore quello vero, quello forte, insomma, si potrebbe pensare subito al vero amore tra un uomo e una donna, quello proprio inteso come amore, quando si parla di amore tutti pensano a questo. Ma è anche quello, ma è anche l'amore in generale, tra le persone, insomma. Adesso sai, per noi che l'abbiamo già incisa, l'abbiamo già macinata dentro la testa, viene più facile capire, in modo naturale. Siccome anche all'interno del gruppo noi non gli danno più persone. E allora è bello perché poi uno se la veste addosso in base, perché c'è chi ci ha trovato anche nella serie l'amore, la passione, l'amore tra due esseri umani, che alla fine è una ricerca poi dell'amore verso Dio, così uno la legge così diventano forzature per altri, hai capito? Allora è un po' come la poesia che non si sa spiegare. No, però è vero, perché c'ha questa cosa delle controverse, perché alla fine sembra un rapporto, sì, si parla di passione, però ecco, un rapporto anche nell'ombra del fatto che sembrano proprio gli amanti veri che si incontrano segretamente, per fedele. Quindi per soddisfare questa loro passione, poi uno se la ed è giusto anche qui, ognuno se la, c'è chi, ragazze conduttrici di trasmissioni radiofoniche, ci hanno detto che l'angelo caduto, per dire, dicevano che anche non gli vedevano questa cosa della prostituzione, ma gli vedevano anche certe cose di rapporti che si vivono in una maniera un po'. Sì, lui anche lui ama molto L'arte degli amanti, una ragazza si è presentata alla sua canzone preferita. Noi stiamo andando in giro a raccogliere i pareri proprio per capire cosa cavolo abbiamo combinato. Non ho capito, vabbè, li presenterete questa serie in anteprima, certo, a Radio 1, gli studi della RAI, e da domani cosa succederà? Da domani un concerto, e via, esce il disco, noi siamo perennemente in concerto, quindi siamo sulla strada. Ormai da 40 anni, fortunatamente riusciamo a non fermarci mai, perché riuscire ad andare avanti, capito, con tutto quello che è successo, mi sembra che sia una cosa bella, quindi da domani sera a Cesena, poi da domenica a Roma al Pala Cisalsa, poi da martedì a Milano, poi via, sempre da Roma, Lucca, Bologna, tutta l'Italia, non ci fermiamo. Non abbiamo 130 arrivare alla fine dell'anno da fare, quindi... Benissimo, non sareste nomadi poi. No, non ci possiamo lamentare. Va bene, noi di Capo vi facciamo tanti auguri e immagino che ci rivedremo molto presto. Bene. Grazie. Grazie a tutti. Ciao.